Ciao ragazzi e bentornati nella nostra carriera allenatore. Oggi inizieremo ufficialmente il girone di ritorno. Difatti abbiamo superato le 19 partite, siamo alla ventesima. E rinizieremo, qualcuno l'ha già affrontata, con l'Atalanta. L'Atalanta si trova all'ottavo posto, ma è letteralmente dietro di noi. 8 punti che sembrano tanti, ma con una sconfitta arriva già a meno 5. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Questa è la nostra formazione attuale. Non credo andremo a fare cambiamenti nell'immediato, stiamo aspettando qualche resoconto per poter eventualmente acquistare quei due giocatori che ci servono, ovvero almeno un centrocampista e forse un terzino in base a se parte o meno Zemura, non lo so, quello lo vedremo. In zona offensiva è appena arrivato Boving, ci è rientrato Pafundi sulla tre quarti, abbiamo Uche che in teoria è al posto di Heckelkamp, o Ekelekamp, come lo vogliamo chiamare, facciamo Ekelekamp. Poi abbiamo però il Kelecamp che deve diventare la riserva di Zarraga e ci manca la riserva di Rio Atate. Il problema è che il Kelecamp lì mi piace anche tanto, quindi non so se farlo diventare riserva o se mantenergli la posizione, anche se la difesa è un po' bassina. Se mantenergli la posizione, andare a tenere Uche come riserva, vendere Karlstrom e prendere due centrocampisti. Uno che possa essere più stile Zarraga, quindi tecnicamente un po' più box to box, utile nella doppia fase. L'altra riserva a me piacerebbe avere sinceramente quel centrocampista che sarebbe un trequartista adattato. E stiamo pensando a due nomi al momento, che ora andremo a vedere insieme. I nomi a cui faccio riferimento sono, per il ruolo di box to box, o Dario Essuego, che però dovremmo aspettare la fine dell'anno per prenderlo, dato che è in prestito alla Spalmas, oppure Forson o Korfalidis, che sono due profili che a me piacciono tanto. Korfalidis dà anche un po' di stabilità in più, perché nonostante la difesa riportata sia molto bassa alla fine, a livello proprio di rendimento in campo, in una mia vecchia carriera mi era piaciuto tantissimo, veramente tanto. Era stato molto solido. Quindi lo allenerei come box to box, ma più difensivo. Forson invece sarebbe da prendere e mantenere quello che è, una mezzala alla fine. Una mezzala lo metteremo lì a destra tranquillamente, tanto è mancino, può andare di mancino a tirare, zero problemi. L'altro giocatore che vorrei prendere per trasformarlo in un centrocampista è Liberali. Il problema è lo stipendio per Liberali, perché prende 31.000 di stipendio e vale 1.600.000. Mentre l'alternativa è Cassano, Claudio Cassano. Uno perché sarebbe interessante, dato che è un profilo un po' particolare, non credo che lo prenderanno in tanti nelle loro carriere, perché ho visto che Tiz, ad esempio, è andato direttamente con l'Ajax in Olanda. E quindi profili del genere non credo li andrà a valutare più di tanto, essendoci la necessità all'Ajax rifondata di prendere giocatori già più validi, più forti. Mentre Falconero non ho visto gli ultimi episodi, non ancora, però al momento non mi pare sia stato fatto il nome, quindi sarebbe un profilo interessante. Potremmo anche prenderli entrambi senza problemi, eh. Avendo Pafundi potrebbero crearsi un po' di sovraccarico, ma poi puoi sempre cederne uno in prestito, non è un problema. Al momento mi sembra più realistico andare a prendere eventualmente Cassano, perché Liberali il Milan non lo vuole cedere. Potremmo prenderlo in prestito, ma al momento non ci servirebbe più di tanto. Proviamo direttamente a vedere. Fino a 2,750. Fino a 2,750. Noi quanto budget abbiamo al momento? Abbiamo 3 milioni. 3 milioni tondi tondi. Proviamo a fare intanto una prima offerta. Vediamo se riusciamo a mantenere basso il prezzo. Magari ad abbassarlo ulteriormente con una clausola rescissoria. Con una clausola della rivendita. Allora, a livello di scambio giocatori, a loro non credo interessi nessuno dei nostri. Oddio, potremmo buttargli dentro Karlstrom. Un milioncino e quattro, più un milioncino, più una clausola del 5%. Proviamo a fargli questa prima offerta. E vediamo che ci rispondono. Se può interessargli o meno un profilo come il suo. No, vogliono Pizarro loro, quindi cercano qualcuno in zona offensiva. Bro. E non volevo minimamente fare questa cosa e darti dentro Pizarro, sinceramente parlando. Quindi, potremmo
promessa, sporadico, termina trattativa. Andremo a rifar tutto. Non avrei comunque fatto e non abbiamo attaccanti da buttarli dentro, quindi dovremo trattare solo con soldi e al momento non so se saremo riusciti comunque sia a portarcelo a casa. Il problema della nostra squadra è che a livello di attaccanti abbiamo Iker Bravo che è molto interessante, ma diventerà forte più avanti e sarebbe un'ottima riserva di Tolu Kolase. Pizarro al momento non lo vorrei cedere, non è molto felice, chiaramente, perché non sta giocando tanto. E anche qui io avrei fatto un prestito, perché avremo comunque Tolu Kolase, Brenner, che è la prima riserva, Dennis Mann, che è l'altro titolare, e Bovin, che è la riserva di Dennis Mann alla fine. Quindi in realtà in attacco siamo molto pieni. Volendo si può mettere Sanchez, abbiamo Mosili, Pizarro è un po' bloccato e anche la sua crescita. Però di cederlo non mi va perché aveva giocato bene quando era entrato, è un bel toro, 1,85 per 85 kg, quindi è ottimo da tenere. Avevamo messo Modesto sul mercato perché non mi piace per niente. Per il resto, Sanchez Pafundi siamo a posto. Ci rientrerà forse Samardzic, questo non lo sappiamo ancora, ma non lo terrei. Sono anni che c'è stata la telenovela e a prescindere a fine annata, se non lo riscatta l'Atalanta qualcun altro se lo prende. Quindi lui non lo consideriamo, è giusto un gruzzoletto che ci entrerà. Karlström invece si può tranquillamente cedere, infatti è già sul mercato. E Boselli e Zibo, e per il resto avevamo già visto tutto. Direi di andare in partita. Non faremo cambiamenti, la formazione mi piace, credo sia adatta per affrontare l'Atalanta. Andiamo. Andranno a battere loro. Va De Ketelaere da Goretzka, che acquisti che ha fatto l'Atalanta. Sembrava me la facesse con più effetto. Madonna, ma Cida, ma è ovunque. Lui è difensore di sinistra. Pure palla dentro per Dennis. Che è successo? Tanto Mendy, trasferito dal Real Madrid. Red Devils. Però, mica male. Ah, me l'ha dato il fallo, vuol dire che non sarei arrivato sul pallone, probabilmente. Andiamo a mettere più o meno qua. Bella palla. Male il colpo di testa di Dennis, ma è una bella punizione, ben battuta. Sì, poi ha sbagliato un po' nel colpo di testa. Vabbè, non è la sua specialità. Lo accettiamo e lo perdoniamo. Occasione per andare avanti. Portiere che sembrava essere sulla traiettoria, ma qui la deviazione è decisiva. Il replay conferma che in effetti c'è stata una deviazione sulla conclusione da cui è scaturito il gol. Portiere sfortunato nella circostanza, non poteva farci nulla. Forze fresche. Il cross di Cuadrado. Attenta qui la difesa. Fischia la fine l'arbitro, missione compiuta per i padroni di casa, sono arrivati infatti i tre punti. Quindi, Zarraga è infortunato. Vabbè, ce lo gestiamo poi partita per partita, a meno che non abbiamo una totalità di periodi. 4 settimane, 1 mese per Zarraga, questo è un problema. Dobbiamo andare a prendere il centrocampista, per forza. In tutto questo, nella partita con l'Atalanta, non ho avuto l'audio per più o meno tutta la partita. Eccezionale. 8 assist in 20 partite per Dennis Mann, tra l'altro, lì, eh. Il giorno della partita contro l'Iba... Wow. Affronteremo Francesco Marzano. Allora, che news abbiamo qui? Massaggio da Pafundi che chiederà di giocare. Ci avevo già pensato. Ok, sono rientrati entrambi. Uno lo dobbiamo mandare a prenderci un portiere. E portiere io lo voglio italiano. Tu dov'è qua? Mi bastano 3 mesi in Italia. Portiere. Avanti, non mi interessa qual è il ruolo dei due. Cercameli entrambi, inizia missione. Mentre l'altro lo voglio mandare, sinceramente, nella mia terra. Eccoci qua, Giappone. Per 6 mesi. Voglio cercare centrocampista.
terzino sinistro. E perché no? Un attaccante. Metteremo indicazioni cioè sul centrocampista principalmente. Ci interessa avere sia un centrocampista di contenimento che un box to box. Come difensore invece a sinistra ci serve un terzino. Inizia missione. Allora, Zarraga non può giocare, quindi Ekelecamp qua. Qui ci mettiamo Uche. E ci si porta Modesto. Giocherà Christensen questa partita. Facciamo giocare anche Zemura. Anche Rio è un po' stanco in realtà. Quindi dentro Pafundi lo invertiamo con Ekelecamp. E andiamo così. Siamo contro il Bari, credo che possa bastare. In realtà vorrei provare Bowing dall'inizio io. Per Dennis. Andiamo in partita. Ci respira un'atmosfera veramente elettrizzante sulle tribune del Blue Energy Stadium, il piatto che fa da teatro alla sfida di oggi. Palla interessante in profondità. Bravo qui Tolu. Ottima gestione. Possesso palla, caccia del momento giusto. Tolu, voilà, se tenta il tiro a giro, palla fuori. Beh, raga. Bravissimo Christensen. Bravo Bowing. Porca miseria. Volevo tentare il tiro per forza. Bella palla. Tenta il tiro di prima Alexis Sanchez. Para Radunovic. Andiamo in corner. La palla era rimasta lì per una volta. Eravamo stati noi quelli fortunati. Facciamo impazzire un po' il difensore, entriamo in area e tentiamo il tiro sul primo palo. Esordio da titolare da sogno per Bowen con un gol bellissimo. D'altro è vero, abbiamo dato i numeri di maglia, se ha preso la 11 da solo gliela posso anche lasciare sinceramente. È un'ottima maglietta. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ha raccolto il sì, tiro bellissimo. Molto bravo. Molto bravo qui Bowen. Ha fatto impazzire il difensore con 3-4 cambi di direzione. Per questo ci serve il giocatore agile, che sia diverso sia da Dennis Mann che da Tolu. È sempre meglio avere più opzioni. Molta più creatività per qualcuno, molta più concretezza per qualcun altro. Solo creatività non ci fa niente, solo concretezza non ci fa niente. Un po' come era anche il Milan dei grandi alla fine. Il vero Milan. Va bene, fine primo tempo. Abbiamo il gol, abbiamo il vantaggio. Va bene così, dai. Andiamo nel secondo, dove ovviamente batteremo noi. Primo possesso della ripresa è per Udinese. Alexis Sanchez, molto bene da Tolu. Gran tiro di Mancino. Non era semplice, palla fuori. E Boselli è morto, entra Modesto, per forza. Eccolo qui, e Boselli esce. Dentro Rui Modesto. Speriamo duri ancora poco. Abbiamo bisogno di prendere in realtà anche un altro terzino, perché i nostri hanno tutti poca stamina, ma soprattutto a destra corrono tanto entrambi in partita, quindi si stancano entrambi. Oh, proviamoci. Gran parata ancora di Radunovic. Avevamo spazio. A sto punto non vedo perché non tentare. Abbiamo tra l'altro ora esausto. E facciamo entrare Machida. E Kelecan pure stanchino. Dentro Karlstrom. Sanchez morto. Sono tutti stanchi. Io direi, allora, facciamo entrare Pizarro per Sanchez. Lo invertiamo con Bowen, che lì ci può giocare. Tutti fuori ruolo, chiaramente, però vabbè. E anche Tolu per Brenner, dai. Famo 1, 2, 3, 4 e il 5, che è Modesto. Vai, Brenner. Bella palla. Bella palla, ottima, ottima cosa, ottima gestione del contropiede. Ottima cosa. Si morì. Si va a raddoppiare contro Lubari. E non dico si ipoteca, ma quasi il passaggio di turno in coppa.
Che è ottimo, ora dovremmo arrivare agli ottavi in teoria. E ora dovremmo aver raggiunto l'obiettivo stagionale nella scorsa partita a questo punto. Controllo e tiro, mamma mia che palo clamoroso di Pafundi. Clamoroso. Prendiamo palla che qui finisce la partita. Perfetto. Sul tocco di Uce viene fischiato lo stop totale. 2-0 e a casa. Ottimo, ottimo passaggio del turno questo. Era importante, un obiettivo molto importante per noi. Offerta ricevuta per Pizarro. Ce lo chiedono dall'Arabia in prestito. Io farei una cosa realistica, raga. Cioè, rifiuta. Se ci arriva un'offerta da in Serie B, accettiamo. In un campionato come quello svizzero va bene. Però non vado ad accettare il primo che capita così. Soprattutto non dall'Arabia per un prestito. Come può andare a crescere in Arabia? Lì massimo se fanno un'offerta grande per i giocatori, ma essendo un gioco non la faranno. Offerta ricevuta per Pizarro dal Boca, ecco vedi questa è già un'offerta più interessante. Mandare un cileno in prestito in Argentina è molto interessante. Andiamo a delegare, prestito senza diritto e breve, fino a fine anno. Tre offerte ricevute. C'è anche la Fiorentina, cazzo. La Fiorentina è un problema. Non sarebbe realistico andare a dirgli di no a loro. Peccato, Brenner sta giocando veramente bene, ora che mi ci stavo abituando. E però il campionato non è ancora finito e la Fiorentina è ancora più di noi. Quindi andiamo a trattare. Proviamo a chiedere intorno ai 10 milioni, se a 8 e mezzo si chiude. A 8 e mezzo si chiude. Magari ci sta che rifiutino quella da 10 e siamo tranquilli, Io comunque sotto i 10 c'ho i miei dubbi, non andrei a cedere. Cioè sotto i 10, abbiamo detto 8 e mezzo. 8 e 8 e 8 e 5, sotto gli 8 e 5 non lo cedo. Allora va bene così, meno male. Ci avrebbe causato un po' di problemi sinceramente. Anche il Beşiktaş ce l'ha chiesto e anche al Beşiktaş potremmo andarlo a dare in prestito. Qui è una scelta sua, se andare o non andare. Siamo al giorno della partita contro il Como. Squadra abbastanza in forma. Partiamo da Yusuf, che al momento è quello che ci serve di più. Proviamo ad acquistare. Allora, scambio giocatori, li buttiamo dentro Karlstrom. Gli famo offerta di un paio di milioni col 5 di clausola. Lui sarebbe veramente un grande acquisto. Vogliono 2,6 senza clausola. 2,250 senza clausola. Perfetto. Mi sembra un'offerta più che accettabile. Andiamo ora a trattare con lui. Tra l'altro è un altro giocatore che mi sembra molto realistico come acquisto per l'Udinese. A ruolo squadra. Proviamo con turnover. Ci chiederà probabilmente importante. No, accetta turnover, meno male. Sarà un titolare, ma così non si lamenta a prescindere. Andiamo a offrirgli 5 anni di contratto. Niente clausola. Lo stipendio noi non sappiamo quanto prende. Non sapendo quanto prende, io gli andrei a dare 7,5. E alziamo a 50.000 il bonus di ingaggio. Probabilmente potremmo tenerci più bassi. Però non sarebbe realistico, comunque viene in Serie A. Ok, infatti vuole più alto, quasi il doppio. Allora, se vuoi 14, non possiamo offrirgli tanto di più, tra l'altro. Ti do 12 e 50.000. Modificherà di nuovo. 14 e 115. Ti lascio il 14, ma allora ti annulli quasi totalmente il bonus di ingaggio. Va bene, perfetto, così lo possiamo accettare. E quindi c'è un nuovo arrivo. Perfect. Arriva Yusuf da noi. Alassan Yusuf. Un'ottima B, potevamo allora risparmiare qualcosina. Ma 400.000 io ne dubito. Sinceramente ne dubito, però va bene. Va bene, ci siamo portati a casa un giocatore per noi molto importante. Intanto affrontiamo il Como con la formazione che adesso andremo a vedere. Intanto Boving stavolta non lo portiamo.
Anche Pafundi non è che abbia molto senso portarlo, però è stanco anche Sanchez, sono stanchi un po' tutti. Giocherà Brenner dall'inizio. E poi vediamo. Ok. Questa sarà la formazione, andiamo in partita. Batteremo noi, con la maglia gialla. Yusuf qui manca il contatto col pallone. Belle. Per me qui non è rigore, raga. È sempre la stessa storia che era successa con Biol. Per me questo non è rigore. Cioè, ha preso tutto per carità, ma l'intervento è sulla palla. Questi non li hanno mai fischiati. Mai, mai. Dunque, batte Beltran che batterà a destra. Invece no, lo sapevo che batteva a sinistra, ma preciso il suo tiro. Palla che è terminata in rete anche con un pizzico di fortuna, non aveva calciato Manco io la benissimo. direzione. 1-0 per il E adesso Como. dunque arriva Partenza il primo shock. gol dell'incontro. Dennis. Prova sulle fasce laterali l'Udinese. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del Carica il tiro Yusuf. Era anche un bel tiro. Para pareggio. tranquillo Reina. Oggi hanno puntato sull'esperienza. L'andata non c'era lui in campo, se non ricordo male. Bella palla qui. E Bosele. Non c'è nessuno dentro, regà. Cioè, non c'è nessuno dentro. Calcio d'angolo per Udinese, a caccia del Interviene pallone. Alberto Moreno. Va Sanchez dalla bandierina. Palla Pallone in mezzo. per Dennis e Reina fa un miracolo qui. Un vero e proprio miracolo, autentico. Proviamo a fa sponda. Non la Reina colpisce bene, senza ma ci dà. rete. Sì che funziona bene Niente, Reina, questa volta. Elgard, muro Può difensivo. bastare, dice l'arbitro. Si Finisce gioca. 1-0 per il Como al primo tempo. Non mi sta piacendo la squadra. Non mi sta piacendo nulla. Tolu Wallace è qui. Invertiamo loro. Brenner a rocodare e man dietro. Proviamola così. Ok, Primo pallone della ripresa. non era male Risultato qui l'azione, tentato all'avversario. eh? 1-1. Bravissimo Dennis Questo Mann. provano a metterlo sul nottopasso. Può Bravissimo. trovare il gol del pari. Brenner va dietro Attenzione. ancora una volta, ma Reina è Non fa pronto. niente. Un gran primo tempo segnando il gol che Ok, aiuta la sua squadra a palla sul tornare avanti fondo. all'intervallo. Non si Chi si è ferma rotto neppure qua? in queste giornate. Sparito. Volatizzato fuori dal campo. Verdi. Ok, questa è una buona Cross palla. sulla freccia Yusuf. destra. Brutto Va colpo di da Touré. Non mi sembra il giocatore più adatto per fargli fare un tiro, ma neanche un cross, sinceramente. rinvio. Non è solo. Palla per Riotate. Quanta Rientra. palla in attesa nel momento giusto. Tolu Batte la va rete. col destro, ancora Reina, ma il tiro era abbastanza Reina centrale. senza. Un'altra occasione sprecata, vai dritto. Grande Bravo. intervento difensivo. Bravissimo Sono Tolu qua. tutti avanti. Vai col destro. Pareggio dell'Udinese. Così devi fare, perché toglierti? Sei la punta di riferimento. Mi devi fare da torre. Mi potevi fare anche passaggio e poi sponda dentro per Rio se volevi ripassargliela. Non te devi togliere, devi stare lì. Non ci ha fatto un Qui favore molto cattivo e Udinese, molto ma anche senza bravo, devo dire, sia responsabilità. tecnico che ottimo nella È stato conclusione. un gioco da È riuscito a ragazzi. incrociarla bene. Qui Reina, vabbè, ha fatto 10.000 parate, non poteva parare anche questa. Ottimo Si lascia andare un'esultanza sorpresa dal intervento. tecnico. L'hanno ripresa, può essere soddisfatto della reazione della sua squadra. Intervento, ottima conclusione. La gioca lunga qui. Fine Allontana partita. questo pallone. È un pareggio contro il Como, Inspiegabile. 1-1. Comunque in parità, Rigore risultato causato che che, si secondo aggiunge me, fischiarlo è all'arbitro veramente di ieri un'esagerazione ogni sulla volta. coppia che hanno provato a portare a casa i 3 punti. Però vabbè, È prendi uscita una tutto. Al giorno partita d'oggi le che è regole rimasta sono in bilico. quelle. Poi, offerte ricevute 3. Che ha il tesso su Ekelecamp. E chi ce l'ha chiesto? Il Millwall. Millwall, per esempio, lo possiamo tranquillamente rifiutare. Messaggio da Machida. Grazie per tutte le presenze. Fa del meglio per non deluderci. Sta veramente giocando bene. Apprezzo il tuo impegno. La prossima contro la Roma. Tosta. Pizarro accetta qua e accetta di qua. È arrivata anche un'altra richiesta aggiuntiva dal Besiktas. Ah no, ho accettato l'offerta da 3 milioni e 4 per il trasferimento di Pizarro. Pensavo fosse un prestito, dato che abbiamo messo in prestito e non in vendita. Madre mia. Trattativa contratto. Sporadico, perfetto, scherzi, molto meglio.
Nessun prolungamento, io un annetto te lo faccio di prolungamento. Vuoi una clausola da 9 milioni e mezzo? Io te la vado a negare, perché andrei a valere di più. Probabilmente ti farei un altro annetto di prestito. Ti posso in realtà offrire anche meno di quanto prendi ora. 8 e 9, 77 mila. 8 e 9 te li garantisco, questi no. Perfetto. Tecnicamente così dovrebbe rifiutare l'offerta che gli è arrivata, sia che abbiamo accettato, di cessione. Vediamo se ha scelto di andare in prestito o se si è fatto vendere. Ok, meno male, grazie Pizarro che hai scelto il Boca Junior. Grazie. Hai mail non lette, una è la cessione e l'altra ha rifiutato il prestito, meno male dai. Abbiamo la squadra titolare ancora, non farei cambi. Secondo me è la più adatta per affrontare la Roma. Batteremo noi. Immagini che arrivano live da Udine, bello il colpo d'occhio offerto dalle tribune del Blue Energy Stadium per il match di oggi. Comunque Sanchez riesce a recuperare palla. Intendo fidarmi delle mie sensazioni. Bravo Tolu qui, tenta anche il tiro col mancino, grande intervento di Ryan, che gioca al posto di Svilar. Bravo Mann, gran recupero e grandissimo pallone per Tolu, voilà, se ancora Ryan, intervento fuori da ogni logica. Ancora Tolu di testa, palla qui un po' troppo forte. Bravo Alexi. Bravo Dennis. Mamma mia Dennis qui, è andato molto bene su Ndika. Che cosa sta succedendo? Anche a Saud a quanto pare. Che non era neanche Saud tra l'altro, era Manu. Bravissimo. Bravissimo, Tolu ha fatto tutto da solo. Mamma mia, gran gol contro la Roma. L'unica squadra di Roma, tra l'altro. Grandissima conclusione, grande azione proprio personale del nostro numero 9. Sta diventando sempre più decisivo, importante. Proprio un pilastro della squadra, è uno da andare a ricercare per il gioco. All'inizio non era così, era un po' inconcludente. Si sta formando bene. Eccoci, meno male. 2 minuti, anzi 3 minuti di recupero andati, anche se era solo uno. E si va a riposo sul risultato di 1-0 con un gol bellissimo di Tolu Alase. Batteranno loro con Dovbik per Cristante. Bella palla qui per Dovbik, non facciamo andare sul mancino per favore, per favore, bravo. Allora, gestione squadra. Rio non mi sta piacendo, dentro Pafundi. Gli dà addirittura un meno 4 a Pafundi qua però. Meno 3 a Sanchez, ma non si può. Fammi una cosa allora. Mettiamo Yusuf più avanzato. E Uce qua dietro. Meno 5, regà, cioè. Io dovrò fare lo stesso modulo allora col mediano però. Mediano di ruolo. Poi vedo se c'è e lo vado a organizzare. Boving. Ci serve. Andiamo un po' di contropiede, quindi sfruttiamo lui e Dennis Mann. E riportiamo un po' di stabilità a destra con Ebosele. Cioè con Ezebu al posto di Ebosele. Questo potrebbe essere un problema. Bravo Machida, perché dovrebbe essere un problema? C'è lui tanto dietro. Saud. Scambia con Manu Koné, che perde palla su Yusuf. Forse è la posizione giusta per Yusuf e dovremmo arretrare Rio, eh? Dennis lo vede, vede Bowing che può caricare il destro. Mamma mia, Bowing è secondo me veramente un grande acquisto. Veramente un grande acquisto perché ha già statistiche molto importanti che sono totalmente diverse da quelle dei due attaccanti che utilizziamo solitamente. Tre partite e 2 gol al momento per lui comunque. Qui la maggior parte del lavoro l'ha fatto Mann, ma lui si è mosso molto bene per sfuggire alla difesa. Veramente ottimo.
E finisce qua, al 93esimo minuto, 2-0 per Udinese sulla Roma. Se non mi sbaglio ci siamo presi una rivincita, perché mi sa che ci hanno sconfitto all'andata. La squadra sta iniziando a girare bene, molto bene, devo dire. Le prestazioni stanno salendo di intensità e di qualità, i giocatori si stanno trovando più sicuri al centro del progetto. Sono molto molto soddisfatto, devo dire. Anche i dati lo confermeranno: meno possesso, ma il doppio dei tiri, un po' meno passaggi, un po' meno precisione, ma quello è anche normale. Siamo comunque l'Udinese e siamo comunque contro la Roma. Boving è entrato, gol. Sanchez, ottima prestazione, così come Okoya, Manar, Godare, tutti quanti. Per me Biol è il migliore in campo oggi, ha annientato il loro attaccante. Senza offerte noi possiamo far ben poco. Sette ore, se non arrivano offerte non abbiamo modo di muoverci. Abbiamo 335.000, non possiamo fare nessun tipo di offerta. A quel punto ci teniamo per i giovani. Avanza di un'ora. Consa potrebbe andare alla Roma. Jimenez a Napoli, mica male. Vediamo se c'è qualcuno che, oltre che Mavinga, la Juventus. Diomande è finito al Paris Saint Germain, Stones al Real Madrid. E Consa alla fine è andato al Chelsea, snobba la Roma, così arriva il 40esimo difensore per la rosa del Chelsea. Vitinha 117 milioni, 118 milioni all'Atletico Madrid dal Paris Saint Germain. Va bene. Ultima ora. Non abbiamo nulla da fare noi. Terminiamo così il nostro calciomercato. E classifica attuale in Serie A. La classifica attuale ci racconta Inter primo con 52 punti, seguito dal Milan a 47, la Roma a 46 che abbiamo appena sconfitto, e ci siamo noi a 45 con Napoli a 42. Dietro c'è la Lazio a 41, Fiorentina 36 con l'Atalanta, 33 Juventus, 32 Bologna, 31 Torino, Lecce, 29 Como che ha perso posizioni. Era ottavo qualche episodio fa. Offerta ricevuta ora per Zemura? Da parte del Celtic. Il Celtic è carina come offerta. Avevo comunque intenzione eventualmente di cederlo con l'arrivo dell'estate, diciamo. Anche se è salito a 70 da 68, non so quanto può crescere. Quindi direi, se si dovrà cedere in estate, magari nel mentre cresce ancora, non voglio andarlo a svendere momentaneamente. Rifiutiamo l'offerta. E allora terminiamo qui questo episodio. Abbiamo ottenuto ottime vittorie, comunque sia. Siamo al quarto posto in campionato, speriamo di riuscire a mantenere la striscia, avendo solo queste due competizioni un po' più semplici, chiaramente. Valutiamo come gestircela. Quindi, grazie mille per aver visto il video. Mettete un like, magari, se potete, un commentino. Mi fa più piacere il commento che il like. Date qualche consiglio. E ci vediamo col prossimo episodio. Bella, ragazzi.